Bene ragazzi, sono Mario 96 e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, quarto episodio della serie del Tour de France 2024. Ragazzi, tappa di 140 km. Oggi si lascia l'Italia e si va in Francia da Pinerolo a Valoir. Tappa molto molto complicate. Raga, e c'è il Sestriere. C'è il Monginevro e c'è il Galibier, le montagne storiche del ciclismo. Quindi andiamo dentro alla partenza. Oggi dobbiamo vincere con Vincenzo Nibali oppure con Marco Pantani. Attenzione, ci sta. E l'arrivo è dopo la discesa del Galibier, molto complicato. Quindi e andiamo, siamo al chilometro zero. Parte Vincenzo, raga, parte Vincenzo Nibali, siamo sul Galibier, 19 km al 5,6, 5,7 di pendenza media. Andiamo, raga, dai, dai, voglio provare a vincere questa tappa. Comunque è in arrivo dopo la discesa, appunto, del Galibier. E Nibali, ottimo discesista, ci deve provare in tutti i modi. Dai, dai. Mancano 5 km allo scoglionamento di questa montagna leggendaria, anzi, questa salita leggendaria del tour e del ciclismo in generale. Che bello, raga! Spettacolo comunque. Voi lasciatemi subito un bel like, mi raccomando. E siamo in prima posizione. C'è Geraint Thomas alla nostra ruota. E il ciclismo, quando arrivano le grandi salite, le grandi montagne, comunque come il Galibier, ma anche come il Sestriere, il Monginevro, e diciamo le salite vengono in questa tappa, ma siamo solo alla quarta tappa, quindi no, si stacca. Geraint Thomas molla. E mancano 3 km e 500 metri allo scoglionamento del Galibier. E andiamo, raga, dai, dai, con Vincenzo Nibali. 1 km. Il gruppetto è a 1 minuto e mezzo, un periodo dove c'è anche Valverde, cioè ci sono tutti i migliori praticamente. Qui ora la parte più dura del Galibier. Non dobbiamo crollare. Gestiamoci un po'. E qui siamo allo scollinamento del col di Galibier. Mamma mia. E ora, occhio in discesa, o meglio, occhio alla discesa. E se non commettiamo errori, arriviamo a braccia alzate. Andiamo in prima persona. E ci vediamo dopo. Qui, raga, la discesa comunque si fa molto meno tecnica. Siamo a 6 km e mezzo dall'arrivo. Siamo al comando con Vincenzo Nibali. Abbiamo Pogacar circa 1 minuto e 50 secondi. Eh sì, gruppetto anche con Valverde. E siamo agli ultimi 5 km di questa tappa. E qui dobbiamo andare a tutta. Fino al traguardo, praticamente, a Valoir. Mamma mia, che tappa, raga, che tappa. E anche bellissimo attacco di Nibali, una discesa fatta, diciamo, senza prendere grossi rischi, anche se da dietro stanno rimontando, eh. Stanno recuperando abbastanza. Però dovremmo farcela comunque, senza ombra di dubbio. Qui tra tutta dritta. Attenzione a questa curva. Ok, siamo all'ultimo chilometro. 1 minuto e 15 secondi, raga. Però, dai, siamo a 700 metri. Sprintiamo. E Vincenzo Nibali, con un super show sul Galibier, va a prendersi questa quarta tappa in maniera egregia. Vincenzo Nibali. Raga, è vittoria di Vincenzo Nibali.
secondo posto per Roglic, terzo posto per Vingegaard, 1:18 secondi. Da dietro hanno recuperato abbastanza, sinceramente. E quindi andiamo a vedere la classifica generale. E se è maglia gialla, signori, con Vincenzo Nibali a 1:12, Roglic, e a 1:15, Remco Evenepoel. Pogacar è 1:20. Raga, andiamo a vedere anche la classifica della maglia verde. Ok, a pari punti con Philipsen. Quindi, raga, per questa super vittoria. Quindi, vittoria leggendaria. Il video leggendario è tutto. Subito un bel like, iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video. Bella!